cooperativa 1 più 1 e 3. Sono le parole con cui Papa Francesco ha cominciato il discorso rivolto il 28 febbraio ai 7.000 cooperatori intervenuti all'udienza di Confcooperative. È stata una giornata storica per Confcooperative, che attraverso gli interventi del presidente nazionale Maurizio Gardini, di quello delle banche di credito cooperativo Alessandro Azzi e di tre cooperative, la Paranza di Napoli, Cassiopea di Cuneo e l'Incop di Forlì, ha illustrato al Pontefice di cosa sono capaci i cooperatori italiani. Papa Bergoglio ha dimostrato nel suo discorso di conoscere bene l'esperienza cooperativa, che la Chiesa ha sempre apprezzato e incoraggiato. Non fermatevi a guardare quello che avete realizzato, ha detto. Continuate a essere profetici e inventate nuove forme di cooperazione. Le cooperative devono continuare ad essere il motore che solleva e sviluppa la parte più debole delle nostre comunità locali e della società. Questo non è capace di sentimento. Per questo occorre mettere al primo posto la fondazione di nuove imprese cooperative, insieme allo sviluppo ulteriore di quelli esistenti, in modo da creare soprattutto nuove possibilità di lavoro che oggi non ci sono. Papa Francesco ha parlato dei giovani e degli adulti disoccupati, delle donne, delle aziende salvate dai lavoratori che si costituiscono in cooperativa, di welfare, giustizia sociale, dignità e valore delle persone. Ha esortato a valorizzare i soci coinvolgendoli nella gestione delle imprese cooperative. Se ci guardiamo attorno, non accade mai che l'economia si rinnovi in una società che invecchia invece di crescere. Il movimento cooperativo può esercitare un ruolo importante per sostenere, facilitare e anche incoraggiare la vita delle famiglie, realizzare la conciliazione, forse meglio l'armonizzazione tra lavoro e famiglia, è un compito che avete già avviato e che dovete realizzare sempre di più. Per fare tutto questo ci vuole denaro, ha riconosciuto il Pontefice, aggiungendo che le cooperative devono investire bene, mettendo insieme i mezzi buoni per realizzare opere buone. Collaborate di più tra cooperative bancarie e imprese. Organizzate le risorse per far vivere continuità e serenità alle famiglie. Pagate giusti salari ai lavoratori, investendo soprattutto per le iniziative che siano veramente necessarie. Papa Bergoglio ha chiesto di contrastare le false cooperative e quelle che ingannano la gente, di promuovere l'economia dell'onestà, di partecipare alla globalizzazione in modo originale. Possono le cooperative partecipare allo sviluppo della cooperazione salvaguardando i principi della solidarietà e della giustizia? Lo dico a voi per dirlo a tutte le cooperative del mondo. Le cooperative non possono rimanere chiuse in casa, ma nemmeno uscire di casa come se non fossero cooperative. Infine, Papa Francesco ha accennato all'alleanza delle cooperative italiane, incoraggiando i cooperatori ad andare avanti su questa strada, ma rispettando l'identità e i valori di un movimento cooperativo che fin dalle sue origini ha collaborato con le parrocchie e le diocesi. Thank you.
Bravissime, perfetto, bravissime.